Hey, you! Are you there? Io? I mean, me? Of course! Who will they be talking to? Oh, Renji-sama! Konnichiwa! I'm sorry, Mr. Filsome. Yeah, forget about the formalities. Just call me Reggie. I'm here to invite you to play the new DLC for Mario Kart 8. Wait, Reggie, didn't you mean Mario Kart 8 Deluxe? Mario Kart 8 for Wii U is pretty outdated. Hey, there's no mistake here. Are you perhaps saying that the great Reggie Filsome is wrong? Do you want to be annihilated? No, of course not. I'm sorry. Okay, good. Mr. Toaster, is your body ready? My body is ready. I'm gonna need your details to send you the complete edition of Mario Kart 8 for the Nintendo Wii U. Yeah, for the Wii U, right. Reggie, what about Mother 3? What did you say? Forget about it. Good boy. Well, I'll see you again. Bye. Oh, già arrivato? Ma mi sa che forse o alla Nintendo hanno poste super veloci o qualcuno mi spia. La cosa non suona promettente. Dopo l'ultima roba di Doom che c'era la bomba. Non lo so, signori. Sto Reggie. E che come posso sprecare un'occasione del genere, dai? Ok, pacchettino normale, perfetto, pure aperto, quindi. Ai. Non so se lanciarlo fuori dal balcone. Vabbè, dai, proviamo. Cosa potrà andare storto? No comment. Ok, eccoci qui. Vediamo un po' cos'è questo Mario Kart 8 Super Deluxe & Knuckles per Wii U. Finora tutto normale. Hey Vsauce, Michael here. No, ok, sto scherzando. CTGP Universe con la U di U perché U by Lloyd Nubbit. Questa è una acronym di Mario Kart 8, se non l'avevate capito da tutti i possibili segnali, tra virgolette. E sostanzialmente, per chi ha visto anni fa lo streaming su CTGP7, ecco, è la stessa cosa su Wii U, tanti stage personalizzati così messi in giro. Non mi ritrovo i DLC perché li devo riscaricare, perché praticamente... vi sembrerà assurdo, ma usavo la microSD che uso ora sullo Switch per salvare i dati sulla memoria esterna, e quindi avendola tolta devo riscaricare un bel po' di cose. Allora, vabbè, tanto di stage qua, cioè ci sono gli stage personalizzati anche tra gli stage DLC, ma magari li vedo un'altra volta o domani, che domani farò streaming su Smash e forse anche su sta cosa, se avete voglia, non lo so, vedremo. Comunque, intanto dedichiamoci qua che ci sono ben tre nuovi stage. Nintendo 64 Bowser Castle, Luigi's Mansion e Bowser Castle 3, anche se forse Hoo-Hoo Loop è nuovo, credo. E dopo vi farò vedere sta cosa qua, sto stage qua, PDFT Like the Wind, che è Vocaloid, per farvi capire, Hatsune Miku. Voglio vedere che cagata sarà, anche se era troppo divertente su CTGP7, ci siamo ammazzati tutti da ridere. Vedremo qua. Vabbè, intanto sto Grand Prix. Non gioco a Mario Kart 8 da secoli, perché non ho mai preso Mario Kart 8 Deluxe, e anzi, se Reggie me lo spediva, mi faceva anche un favore, però vabbè. Cosa? Cosa? Ok. Va bene, iniziamo alla grande. un po' di ambiguità. Allora, chiaramente ci saranno tanti bug, perché non ci possiamo aspettare un prodotto super completo e finito da una acrom fatta da un tizio a caso. Però io almeno spero che sia meglio di Newer Super Mario World U e i suoi PNG, almeno quello. Che poi tra l'altro Joel di Vinesauce ci ha fatto un video su quella acrom. È troppo divertente, perché praticamente, come vi ho detto nell'esplay... Che cacchio!
va bene. Come vi ho detto nell'let's play, praticamente quella Akrom dovrebbe essere un, tipo un Super Mario All-Stars più Super Mario All-Stars oso. Ah sì, oltre al, ai custom bla bla bla, ci ho messo una hack per la randomizzazione degli oggetti. E quindi potrebbe spuntarmi il... potrebbe spuntarmi di tutto praticamente, cioè indipendentemente dalla mia posizione. È figo. Ancora non lo sto notando, anche perché, boh, cioè, è pur sempre una randomizzazione diversa, però c'era già comunque la randomizzazione. Allora, sto stage personalizzato non sembra avere troppi problemi, non è male male. Devo dire che tutto sommato per me si può fare. Voto 7,8. Troppi twomp. Vabbè, comunque figo, ci sta, dai, ci sta. Devo dire che è strano che in 150 CC sto vincendo come niente. Danny, ve li promettono in 200.000 CC. Pensavi che dicessi 200, eh? Oh, ma quelli sono sandwich. Sì, l'ho pensato anche io, ciccio. What? Oh, 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 oh. Ok, scherzo, ritiro tutto quello che ho detto. Collisioni, cosa sono le collisioni? Si mangiano le collisioni? Vabbè, e niente. È meglio di quanto pensassi, per carità, però cacchio, che ci vuole a mettere due collisioni? Proprio sono... Quanti sono i twomp? Tre? Devi mettere tre collisioni? Cioè, boh, vabbè. Niente. Pazienza. Tanto siamo solo all'inizio, poi boh. Ho visto che c'è qualche stage fatto super super strano, super astruso, però vabbè, ce ne sono anche di belli, tipo quello di Luigi's Mansion DS, che è molto figo. Non li ho visti per intero, ho visto soltanto così un pochino. Ok, vediamo se hanno le collisioni, sono curioso, eh. Questi ce l'hanno, quelli in orizzontale no. Come li mettiamo questi twomp? Come facciamo? Perché? Perché adesso ce l'ha le collisioni? Che vuol dire? Cosa succede nella mia vita? Perché? Perché succede? Boh. Vabbè. Comunque, questa track è super nostalgica per me. Dani, ti tracco io, ti tracco! Vabbè, questo circuito è super nostalgico per me, questa pista, essendo che Mario Kart 64 è uno dei giochi che ho giocato di più da piccolo, sia in multiplayer che non. Anche perché Super Mario Kart ce l'avevo pure, ce l'ho ancora, perché parlo al passato, ce l'ho. Però diciamo che non mi ha mai entusiasmato troppo, perché i comandi sono molto strani. Ma secondo me sto vincendo, perché la CPU si confonde. Che giustamente è uno stage personalizzato. Non so se hanno sistemato anche la CPU. Un pochino sicuramente devono averlo fatto. Però, boh. A meno che la CPU non si adatta a qualsiasi tipo di scenario. Il che sarebbe super difficile da programmare. Però, beh, non sono nella testa dei programmatori di Nintendo cosa succede. Perché, di nuovo, e abbiamo Huhu Loop 3DS. Che sarebbe piazza Huhu, tipo. Montagna, no, piazza. Oh, che figo. I love sports. Ok, questo è fatto benino. Il ponte sembra figo. Non sembra risoluzione da 3DS. Anche perché, se non lo sapete, i giochi 3DS sono in 240p, è vero. Ma perché sono downscalati. Ok, ciccio, non lo posso tradurre. Danny, se non lo puoi tradurre, inventa un neologismo. Cos'è un neologismo? Una salsa? Mi dispiace, ma no, comunque, sì, insomma, quello che stavo dicendo è che i giochi 3DS sono realizzati non tenendo in mente il 3DS, cioè in 240p, e gli asset sono in realtà di qualità più alte, tipo Pokémon ha asset in 720p, magari 1080p in alta qualità. Infatti su Citra, l'emulatore 3DS, si vede da Dio Pokémon, a parte qualche problema di ombra che vabbè c'è per forza, tipo ci sono le ombre un pochino troppo grandi o con forme strane. E penso che sia la stessa cosa per Mario Kart 7, anche perché magari pensano in avanti, pensano magari su
Su Wii U dovremmo giustamente portare qualche track di Mario Kart 7. Sì, ho detto track. Mi dispiace tanto. Poi ti do un cheeseburger. E quindi sì, pensano in avanti. Invece di fare due volte gli stessi modelli, li facciamo direttamente grandi e li abbassiamo di risoluzione. Li scaliamo. Voglio provare sta cosa, però non suona promettente. E infatti, Lucky tu sembra funzionare, stranamente. No, allora, c'è qualche problema qua, mi sa. Mi sa di sì. E cos'è questa forma? Almeno non è l'osso, suppongo. Però è una faccia triste con, con un solo occhio di forma esagonale. Tutto ok. Finito? No, ok, c'è l'ultimo. Sembra un po' vuoto, però, eh. Era anche così su 3DS, non ricordo. Perché? Perché sta... Cosa succede? Cosa succede con questo tracciato? Lo sto Perché? Perché c'ho Yoshi sopra? Me stesso sopra? Quanto è grande sto tracciato? Proviamo. Ho paura. Ma proviamo. Secondo me non funziona, eh. Scommetto 20.000 sterline che non funziona. Sono tornate indietro. Nani the fuck. Ok. Mi sa che questa la perdo. Mi sa che... Che sta succedendo? Ok, grazie Lucky, tu. Lucky, tu è più intelligente del creatore. No, vabbè. Oh, sì, vabbè. Vabbè, mi sono fatto battere alla CPU che manco sa dove è messa in sto stage. Che schifo. Waluigi, ti supero! No. No, che tristezza. Vabbè. Tanto non siamo qui per vincere, ma per partecipare. Sì. Vabbè. Sì, vabbè, solito cososo. Oh, questo è bello. Questo già mi piace a primo impatto. C'è la luna dietro, nascosta dagli alberi. Che sto facendo? Perché non accelero? Stavo accelerando con ZR. Oh, bello, bello. Mi sembrano pure di alta qualità questi asset. Dai, ci sta. Bello. Mi piace. Questa volta vero voto 10. Anche perché è uno dei miei stage preferiti di Mario Kart DS. Ops. Era su 7, se non vado errato, questo stage. Mi pare proprio di sì. Vorrei dire cavolate. Anche perché non sono un fan super accanito di Mario Kart. Mi piace Mario Kart, però... Tantina la musica, un po' strana, è un remix. Ci sta tutto. Qua già sembra un pochino più accurato la... No, che sto dicendo? Accurato dove? Che stiamo... Non lo so che stiamo facendo, veramente. Comunque sto facendo pure schifo, ma la CPU è così confusa da colpirsi da sola, quindi... A me sta bene. Vai! E non funziona, ovviamente. Cos'è che mi aspettavo, eh? No. Questa è la randomizzazione. Non sarebbe mai uscito un coso del genere così. Questo è il random. Devo provare anche qualche hack sulla velocità, sì. Non so, ditemi nei commenti se volete che faccia un hack in 1cc o 9999cc. Perché ci sono. Lo so che ci sono. Pure su Switch. Però col cavolo che uso custom firmware su Switch. Non rischio. Anche se ci sono tante cose belle. Però. E vabbè. Ehi là! Ultimo classificato. Dodicesimo. Plebeo. Perché ci vado ancora? Non funziona. Sono scemo. Ho preso qualcuno con la banana. Forse. Abbastanza. Che ci fanno quei cosi là? Che ci facevano quei cosi là? Come li dovrebbe prendere un essere umano, qualcosa? Chissà se lo riesco a prendere. No, ok. Allora dove va? Scusami, dov'è che va? Chi deve andare a prendere quel coso? Vabbè, solita introduzione così. Oh! Come? Perché? Quando il tuo stage personalizzato fa talmente schifo che Lucky tu viene a sistemarti all'inizio, proprio
Diceva, ma che è sta cacata? Perché? Ma io, scusate. Raga, io ho preso il coso. Perché non me l'ha dato? Cosa? Cosa? Poi scusate, ma è un po' epilettico sto sfondo. È un po' epilessio. Se Alessio sta guardando sto video mi ucciderà. Lo chiamiamo Epilessio perché siamo troppo divertenti, lo so. Se non sapete chi è Alessio, che ci fate qua? Andatevene da Favij. Sì, mi stavo per colpire da solo, ci mancava solo questa. Comunque c'è l'antigravità che si attiva. Che sono pro. L'antigravità che si attiva anche se non si attivano le ruote girate. Credo che in realtà le ruote girate siano soltanto una cosa estetica di Mario Kart. Che non sono mai... non è mai esistita la funzione antigravità, però c'è l'antigravità e basta su questo gioco. O qualcosa del genere. Comunque, sto stage mi sta facendo girare la testa. Mi dovete pagare la... Loki qua. Veramente. Ora vado a chiedere al tizio che mi paga Loki. Ma sei un genio del male. Cioè, lentamente si avvicina e va contro la banana. È proprio a genius. Poi è pure lungo sto stage. Cioè, ti fa soffrire con lo sfondo, con il pavimento. È pure lungo, quindi... Oh! Hai capito di che? Hai capito di che? Non lo compro più Tropical Freeze su Switch. Beh, non l'avrei mai comprato. A poco lo prenderò, perché lo sapete, ve l'ho già detto 70.000 volte durante il Let's Play, che è uno dei... che è forse il mio platform 2D preferito. Però 2D preferito o meno, sta cosa che i giochi di Switch... perché sono su Switch, i porting Switch devono essere a super prezzo pieno, 60 euro. Mario U più Luigi U che si trova a 15 euro su Wii U. La cosa non mi sta molto bene, onestamente. E il fatto anche che c'è il multiplayer limitato su Mario U Deluxe. Per cui se giocate in 4 qualcuno deve avere per forza l'handicap. Scusate, però no. Cioè... che ci voleva ad aggiungere Todd Blue come personaggio a parte? Sì, lo so che l'hanno trovato. Che c'è Todd Blue. Se tenete premuto L mentre scegliete Todd Giallo. Il che dice, vabbè, ok. Magari non volevano mettere due Todd uguali nella selezione, ma di colore diverso. E quindi l'hanno messo così a parte. Ma rendetelo un personaggio a parte. Non che non si può scegliere più l'altro se prendete Todd Blue o Giallo. Ma vabbè. Oh, pensavo fossimo alla fine. Speravo fossimo alla fine, dato che mi gira la testa. Vabbè, vi risparmio la fatica, va. Cioè, ci vediamo dopo. Beh, anche io. Bella questa lava, Lava. Come si nasconde la minimappa? Beh, ormai è troppo tardi. Ormai ho fatto tutto il Grand Prix. Vabbè. A posto. Vediamo se hanno modificato qualcosa anche qua. Se hanno abominato qualcosa anche qua. Esiste il verbo abominare? Non credo, però l'ho inventato io adesso. Adesso lo usate. Alla Petaloso. No, è Mario Kart TV e basta. È tutto normale, a parte la airship che è un pochino tagliata, un pochino. Vabbè. Ok. Adesso direi di provare qualche stage singolarmente, anche perché sono un po' sfusi qua. Bello! Kong, proprio ci sono andato. Ogni volta che vedo Peach orrorosa mi sale proprio l'odio. Allora, abbiamo... qua abbiamo RVL Canyon Run, che se non vado errato, ho letto che è di uno stage di CTGP per Wii, che è anche molto figo. No, dobbiamo vedere sto PDFT Like the Wind. Sono troppo curioso. Se vedo anche tipo Selena Gomez o cazzate sì. Ve lo ricordate? Mamma mia. Cioè, senza senso. Quello stage era comunque di Vocaloid barra Tsunemiko, non ricordo, Però sta di fatto che c'erano foto di Selena Gomez messe nello stage a caso. Ok, non si dice proprio stage per Mario Kart ora che ci penso, però è un po' l'abitudine. Oh, a primo impatto devo dire che ci sta. Pure le texture del terreno non sembrano male. Non so come tradurre texture. Ok, Ciccio, stai calmo. Texture è texture, non puoi dire molto altro.
la pavimentazione. No, pavimentazione no. Vabbè, qualcosa. Ok. Cioè, sì, a parte sarà da Wii Abuso Stage, però è forse il migliore di tutta sta Acrom, secondo me. Devo vedere ancora gli altri. Vabbè, anche quello di Luigi's Mansion era bello, ma questo è proprio bello colorato. Figo, mi piace. Mi piace davvero, mi piace. Vieni qua, tieni, non so se l'ho preso, però vabbè sì. Mi sta aumentando il livello di Wiiabu solo sentendo la musica, veramente. Adesso mi vado a comprare il cuscino di Hatsune Miku, proprio. Queste sono le musiche che ti fanno comprare i cuscini, le federe, tutte le cose. Lo fanno apposta, sì sì. Oh, ok, strano, però ci sta, sicuro meglio di una roba buggata che attraversava il pavimento. Bowser Castle 3. No, 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 no. Mi colpisce comunque. Lo so che si può evitare accelerando, ma non avevo il fungo e non so farlo senza, anche se forse si può fare. Sai che sei un infame? Lemmy? È Lemmy? Sono abbastanza sicuro che è Lemmy. Perché c'è Lucky tu? Lucky tu? Ok. Lucky tu? Ma Lucky tu c'è sempre stato? Facciamo Wii Mario Circuit? Magari. Sì. Però Dino Jungle... No, vabbè. Dino Jungle Gamecube è bellissimo come stage. Fa ricordare un sacco di anni fa quando ci giocavo con mio cugino a Double Dash. Double Dash è molto bello come Mario Kart. Con la meccanica doppia e tutto quanto. Ok. Quindi c'è Lakitu, c'è sempre stato. Mi pare di no. Vabbè sì, ci sono personaggi personalizzati, sono un po' ridondante, mi pare, su Star. Ok. Pure la musica non è male. A meno che non viene dal remix. Pure la musica originale. Quindi sto dicendo, cioè sto valutando una musica che comunque esisteva già. Devo dire che anche questo visivamente ci sta. Anche perché hanno preso le parti, tipo gli alberi, di altri stage, che sono giustamente in alta risoluzione. Il castello un po' così ci sta. Diciamo che, ok, non è super HD. Ci sta. Oh, bello, bello, mi piace sto stage, sì. Fatto molto bene sto remake qua. Bello. Liscio. In lontananza ci sono cose strane, no? Sono colline. Ok, sono colline normalissime, vabbè. Colline di Mario World. Ok. Oh, questa schermata è molto bella, sembra davvero uscita da una pista ufficiale Nintendo, eh. Questo è forse uno degli stage più vicini a quello che potrebbe essere un remake effettivo, forse. Devo dire che ci sta. Comunque, questo Acrom mi fa proprio notare come si sente quasi l'esigenza di altri DLC per Mario Kart 8 Deluxe a sto punto. Perché prima di Mario Kart 9 sicuro ci vorrà un bel po' di tempo, quindi ci starebbe un altro pack. Altri due tornei, non dico che devono fare chissà che cosa. Però, boh. Va bene, questo era CTGP U. Spero che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatemelo sapere così ve lo riporto. E noi ci vediamo domani con lo streaming su Smash e forse qualcos'altro. E bye bye.